L'obiettivo della trasparenza non è di oggi. Noi abbiamo da tempo perseguito questo obiettivo nei collegi dei questori precedenti. Abbiamo cominciato ad applicare indirizzi molto ferrei per quanto riguarda, per esempio, la necessità di arrivare agli appalti attraverso le gare. L'esigenza di adeguare il funzionamento dell'amministrazione della Camera, per quanto costituzionalmente autonoma, comunque alle norme che regolano l'attività della pubblica amministrazione in genere. Sono molti anni che si lavora in questa direzione e si lavora per mettere sotto controllo le dinamiche della spesa della Camera. Io credo che possiamo dire che sono almeno 5 anni che si lavora verso questi obiettivi da quando nel 2003 il Collegio dei Questori di allora e l'Ufficio di Presidenza decisero di dare un vincolo al bilancio della Camera, e cioè di legare la richiesta di dotazione del Ministero dell'Economia al parametro del prodotto interno lordo, così come programmato dal documento di programmazione economica e finanziaria. Questo vincolo induce naturalmente ad essere più virtuosi nella spesa. Questo vincolo peraltro ha avuto un'ulteriore restrizione nella scelta che si fece lo scorso anno di scegliere il parametro dell'inflazione programmato, un parametro ancora più basso, più ristretto, per cui noi oggi ci troviamo nel corso di un'opera che prosegue da molti anni in modo unitario, di fronte ad una frenata molto rilevante delle dinamiche di spesa della Camera. Ora, la Camera è una macchina molto pesante, una macchina che ha 1.850 dipendenti, che ha un bilancio di quasi 1 miliardo di euro e, come tutte le macchine pesanti, non è che si frena in pochi metri, ci vuole molto spazio, però insomma, abbiamo cominciato da tempo. Siamo in grado oggi di poter dire che il bilancio che abbiamo appena approvato è un bilancio che sta ampiamente sotto alla crescita dell'inflazione programmata. Se non ci fossero state le elezioni e l'interruzione anticipata della legislatura, addirittura saremmo riusciti quest'anno ad approvare un bilancio in cui la spesa calava rispetto all'anno precedente in termini assoluti, un fatto assolutamente storico. Per cui, insomma, io ritengo di poter dire che siamo dentro ad un percorso assai virtuoso, un percorso che ci può portare nel giro di alcuni anni davvero a ridurre la spesa della Camera, in attesa che anche alcune riforme importanti di natura istituzionale possano consentirci davvero di alleggerire il peso dell'istituzione parlamentare rispetto all'insieme del sistema politico. Parlo in particolare della tanto auspicata riforma del bicameralismo perfetto, quindi della riduzione del numero dei parlamentari, della riforma dei regolamenti, insomma, facendo in modo che la democrazia parlamentare, che è una cosa importante perché è la funzione di mediazione fra i cittadini e il potere, la democrazia parlamentare abbia dei costi minori, sia più sobria. La sobrietà del Parlamento, la sobrietà della democrazia parlamentare aiuta anche ad essere più autorevoli e noi abbiamo bisogno, Dio sa quanto, di una politica più autorevole.